spazio, 1997, quando venivamo governati da loro. Guidavamo queste automobili e guardavamo questi film. Era in effetti un anno di merda, se non fosse che è stato un anno importantissimo per l'industria videoludica. Escono infatti Age of Empire, viene presentato Gran Turismo, ma soprattutto esce Grand Theft Auto 1. Il gioco è della DMA, antenata di Rockstar. Esce inizialmente per Sega Saturn, PSX, PC e Game Boy Color. È un gioco open world il cui scopo è raggiungere un certo punteggio commettendo crimini e cose molto, molto, molto brutte. Le caratteristiche principali e innovative sono la vista a volo d'uccello, l'HUD essenziale e i numerosissimi trucchi inseribili. L'intelligenza artificiale è assolutamente più alta di quella di Assassin's Creed. Le armi erano davvero poche: pistola, mitra, lanciarazzi, lanciafiamme e i pugni nelle mani. Si potevano guidare moto, auto, autobus, piedi, si poteva saltare e ruttare e scorreggiare. Infatti, il protagonista non proferisce mai parole e i dialoghi sono solamente scritti. I nemici principali sono i poliziotti ed è ambientato nel 1997. Le mappe sono Liberty City, Vice City e San Andreas, parodie di New York, Miami e della California. Era presente addirittura un gioco online sulla versione PC, con server dedicati migliori di quelli di Call of Duty. I punti di forza sono la violenza, la violenza, la violenza, la libertà di azione e la violenza. Ma intanto il tempo passa, e molti giochi si fanno influenzare da GTA. Body Harvest esce nel 98 per Nintendo 64. Driver esce nel 99 ed è davvero molto simile come gameplay. Per GTA escono anche due espansioni, che sono anche le prime espansioni in assoluto uscite per PSX. Sono GTA London 69 e GTA London 61. Dopo GTA 1, la DMA sviluppa GTA 2. Il gioco esce nel 1999 per Windows, PSX, Sega Dreamcast e Game Boy Color. È ambientato in un futuro non ben chiaro in una città fantastica. No, non nel senso che è una bella città, ma che è frutto di fantasia. C'è un nuovo motore grafico e il sonoro è notevolmente migliorato. I filmati iniziali sono realizzati in real life. Ci sono nuove armi come il mitra silenziato, il fucile a pompa, la pistola elettrica e la pistola doppia. Se farete i cattivoni vedrete l'intervento di SWAT, agenti speciali ed esercito, invece della solita polizia. Per migliorare il gameplay vengono eliminate le moto. What the fuck? Sì, vengono eliminate le moto. Però vengono aggiunti numerosi veicoli, come la motrice, che è capace di trasportare un rimorchio, la metropolitana, eccetera. Le auto possono essere migliorate, aggiungendo armi e cambiando il colore. Ogni mappa ha tre gang rivali. Gli Zaibatsu, che sono onnipresenti, i Loonies, la Yakuza, i Redneck, gli Hare Krishna. Ci si può schierare con una gang o con un'altra a seconda dei gusti sessuali. Importante introduzione è quella della radio, che sarà presente in tutti i capitoli successivi. Le canzoni sono davvero very cool. Le mappe sono ancora una volta tre, e cioè il distretto di Downtown, il quartiere residenziale e il distretto industriale. Il tempo passa ancora una volta e le console passano di generazione. Escono PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox e GameCube. I giochi concorrenti di GTA sono davvero molti, ma Rockstar continua a stupire. Esce infatti GTA 3. We'll be right back.
canoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio. Il gioco è sia per PlayStation 2, Windows, Xbox e nel 2011 anche per iOS e Android. È sempre un open world, ma diventa 3D e quindi diventa un third person shooter. Il gioco è ambientato nel 2001 a Liberty City. È il primo episodio con una trama cinematografica. Il protagonista è Claudio Velocità, ancora una volta un protagonista muto. Tradito e abbandonato in punto di morte, con tanta voglia di vendicarsi, ma costretto a fare i conti con la gentaccia. I boss della mala hanno bisogno di un favore, i poliziotti corrotti cercano auto e le gang lo vogliono vedere morto. Per sopravvivere dovrà essere pronto a rapinare, rubare ed uccidere. Le caratteristiche principali sono i dialoghi parlati, l'ambientazione 3D, vengono aggiunte numerose armi, come la mazza da baseball, l'Uzi e soprattutto il fucile da precisione, che si può utilizzare in un simpatico easter egg, nel quale si può far ingrandire o rimpicciolire la luna sparandole col cecchino. I veicoli principali introdotti sono le barche, c'è un aereo chiamato Dodo, che però non può volare ma plana e lo potete usare solo una volta durante la campagna. La città è una sola questa volta, Liberty City, però è divisa in tre parti tramite posti di blocco. Voci di corridoio, leggende metropolitane o detti del paese o come diceva mia nonna, dicono che erano presenti le Twin Towers, ma dopo gli attentati dell'11 settembre, per rispetto, le hanno tolte, per lasciar posto ad un cantiere. Il tempo passa ancora. Dal 97 al 2004, come già stato detto, il mercato videoludico si popola di piccoli cloni di GTA, come ad esempio The Gateway, Simpson Interrun. Nasce inoltre la serie di True Crime, che è il predecessore di Sleeping Dogs. Poi il solito Driver che caga fuori un terzo capitolo. GTA Vice City esce nel 2002. Il protagonista è Tommy Vercetti, primo protagonista di GTA col dono della voce. Ritorna dopo un periodo di gattabuia a Vice City, città riproposta in 3D per la prima volta. Tommy è assetato di vendetta e vuole recuperare tutti i soldi e il potere che gli erano stati tolti con un raggiro. Le novità introdotte sono i nuovi veicoli come idrovolanti, elicotteri, ritornano le moto e i motorini. Si può finalmente entrare in edifici e acquistare armi dal tirapugni alla motosega, dalla mannaia al cacciavite. È forse il GTA con la più grossa varietà di armi. È il primo GTA con la possibilità di spendere i propri soldi in proprietà, armi e utensili. Inoltre viene introdotta la possibilità di cambiare il proprio aspetto tramite nuove tenute. Sono presenti davvero moltissimi easter egg e molti fanno riferimento a Scarface. L'ambientazione è molto diversa da quella di GTA 3, è tutto molto colorato, la musica è molto più allegra, il sole splende in cielo, si può andare al mare. We'll be right back.
Ma le sorprese non sono ancora finite in casa Rockstar. Nel 2004 esce infatti GTA San Andreas, il mio preferito. È ambientato nel 1992, quindi 6 anni dopo GTA Vice City. Carl Johnson è costretto a ritornare da Liberty City per la morte della madre a Los Santos. Fuori dall'aeroporto incontra Frankie, Eddie e Jimmy, tre poliziotti che accusano il nostro amico nero di aver ucciso un loro collega. Brutta storia. Usando questo stratagemma i tre costringono CJ a lavorare per loro. Come se non bastasse, Los Santos è governato da due principali gang, i Groove e i Ballas, rispettivamente i buoni e i cattivi, i verdi e i viola, gli amici e i nemici che cercano in tutti i modi di conquistare e dominare l'intera città. Come in un film thriller poliziesco non mancano in retroscena, gli inganni, i tradimenti, i colpi di scena, rendendo la trama di questo capitolo degna di un film accattivante come Vivere e morire a Las Vegas. GTA San Andreas contiene numerosissime novità, risultando il capitolo più completo di sempre. Iniziamo con la carrellata di novità? Per la prima volta la mappa è interamente giocabile ed è sviluppata in altezza e in larghezza. Si tratta della mappa più grande mai realizzata finora. Per la prima volta si potrà nuotare e conoscere le bellezze dei fondali del mondo di GTA. Nello stato di San Andreas potremo visitare le cittadine di Los Santos, San Fierro e Las Venturas e tutto il paesaggio limitrofo. Dal deserto alle basi militari al famoso Monte Cila, da dove potrete trascorrere una bellissima giornata in compagnia della vostra famiglia e con i vostri cari carri armati. GTA San Andreas non è famoso solo per le mod, ma anche per i miti e leggende che circondano questo fantastico videogioco, che hanno alimentato la curiosità di milioni di miliardi di persone. Perché è pieno di falli viola? Cosa succede a Lil Probin? Perché ci sono così tanti riferimenti agli UFO? Perché ci sono così tanti riferimenti agli alieni? Perché ci sono così tanti riferimenti agli UFO alieni? Perché ci sono auto che si guidano da sole? Perché ci sono sole che si guidano da auto? Perché ci sono palazzoni a punta? Ma soprattutto, perché non posso usare Rats the Gun come personaggio giocabile? È vero che posso uccidere Roberto Giacobbo? È vero che in una... Tra il 2004 e il 2006 escono altri 3 titoli. GTA Advance per il Game Boy Advance, che ripropone la grafica in 2D. GTA Liberty City Stories e Vice City Stories, che escono sia per PSP che per PS2. Non hanno avuto lo stesso successo dei predecessori, ma i fan più accaniti non se li sono fatti scappare. Questi titoli ripropongono le ambientazioni degli episodi precedenti con migliorie grafiche e tecniche, un po' come se fosse Antani. Momento HD. Rockstar fa aspettare ancora qualche anno i propri fan. Il passaggio alle console HD porta sul mercato molti titoli open world validi concorrenti. Attenzione, ci chiedono la linea dallo studio per un'edizione straordinaria del TG. Sangue e crimini di ogni genere, esce domani l'ultimo capitolo di Grand Theft Auto, il videogame più violento e contestato. Da New York il corrispondente Giulio Borrelli. L'ultimo arrivato nei videogiochi di successo è Niko Bellic, un veterano delle guerre balcaniche e un organizzatore del traffico di clandestini che sbarca a Liberty City per raggiungere il cugino Roman. La città è chiaramente New York col suo fascino metropolitano e il suo sottobosco malavitoso. Con una PlayStation si può guidare il protagonista lungo un accidentato... ...2008. 11 anni dopo il primo capitolo esce GTA 4. Titolo molto discusso dai Matusa e dal governo. Governo. Per PS3, Xbox 360 e PC. Nicolai e per pochi amici Niko Bellic, un balcanico balcone dei Balcani, nell'autunno del 2008 arriva a Liberty City. Cosa significa oggi il sogno americano? Per Niko Bellic è la speranza di poter sfuggire al suo passato. Aveva combattuto infatti nella guerra di Bosnia. Per suo cugino Roman è la speranza che insieme possano trovare fortuna a Liberty City. Prossima fermata, terra delle opportunità. Tra le novità vengono tolti gli aerei.
Viene aggiunta la possibilità di usare il cellulare per chiamare amici, servizi e attivare i trucchi. Ubriacarsi, andare su internet, fare incidenti spettacolari uscendo dal parabrezza. Tra le novità vengono tolti gli aerei. Nella versione PC puoi registrare ed editare video. Tra le novità vengono tolti gli aerei. Per PS3 e Xbox 360 viene introdotta la modalità multiplayer online, con diverse tipologie di gioco, tra cui quella libera che ripropone la libertà dell'offline, giocabile insieme ai tuoi amici. Molte sono le citazioni forbite nei nomi delle strade, delle missioni e degli obiettivi. Molto particolare e facilmente riconoscibile è la parodia della Statua della Libertà, qui chiamata Statua della Spensieratezza, con in mano della birra e una rivisitazione della Dichiarazione di Indipendenza. Inoltre è possibile entrare all'interno della statua e trovare il famoso cuore di Liberty City, un cuore umano gigante legato da delle catene. Particolare l'easter egg o bug dell'Altalena della Morte. E a un certo punto ho visto sta macchina che camminava tutta strana, col volante a destra, e mi sono detto, ma che stiamo all'Inghilterra, ma com'è? Poi ho sentito una botta fenomenale, BABOOM! E sti ragazzi sono schizzati fuori come... come una catapulta! Tra il 2009 e il 2010 escono altri tre titoli ambientati a Liberty City. Il primo è GTA Chinatown Wars, che esce per Nintendo DS, PSP e iOS. La grafica è 3D con vista dall'alto. È l'unico GTA dal terzo capitolo che sulla copertina non ha un elicottero, che è stato il portafortuna della serie. Infatti il gioco non ha avuto riscontri molto positivi. Il protagonista è Ang Lee, un membro della triade, con tanti problemi familiari come negli episodi precedenti. Lost and Damned è ambientato sempre nella Liberty City di GTA 4. È un episodio separato dalla storia di Niko Bellic, offrendo nuove missioni, nuove armi, nuovi veicoli. È migliorata la guidabilità delle moto, vere protagoniste di questo capitolo. La ballata del Gay Tony è l'ultimo episodio sfornato da Rockstar ambientato nella bella città di Liberty City. Il protagonista è Luis Lopez, immerso nel lusso, nelle macchine e nelle donne. Solita storia melodrammatica e nello stesso tempo comica. Novità del capitolo sono armi, ritorno ai mezzi blindati, elicotteri militari. Soprattutto la possibilità di rifare le missioni già giocate, e quest'ultime verranno valutate con delle stellette. Come ogni GTA che si rispetti, non mancano gli easter egg. In un programma televisivo si può vedere una puntata di Dragon Ball, in cui Son Goku si trasforma in Super Saiyan per scippare delle vecchiette. Oppure, nella missione Lady Half Price, si potranno incrociare le armi con Nico, protagonista di GTA 4, ed ucciderlo, nonostante sia reso quasi immortale. Ma concludendo, che cosa accomuna tutti questi episodi? Innanzitutto la ricostruzione pressoché integrale delle città con abitanti, nemici e poliziotti, l'elevato numero di mezzi di trasporto utilizzabili e di armi. Il secondo punto è la libertà d'azione concessa al giocatore, vero punto cardine di tutta la serie. Si può infatti andare a prostitute e consumare rapporti sessuali, si possono uccidere in vari modi pedoni, rubare auto, moto, uccidere i poliziotti. La longevità. Tutti i GTA infatti sono molto lunghi. Le missioni della sola storyline principale variano dalle 60 alle 80 ore circa. Inoltre, per finire il gioco al 100% bisogna soddisfare dei requisiti secondari, come trovare 100 pacchetti speciali in GTA 2, GTA 3, Vice City, Liberty City Stories, taggare 100 tag, prendere 50 ostriche, scattare 50 fotografie, far scoppiare 99 palloncini rossi. Infine, i protagonisti. I protagonisti non fanno parte della società borghese, ma arrivano da paesi stereotipati, spesso associati dalla mafia, droga e violenza. Niente. L'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni.